Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo con un personaggio grandissimo. Chi è che non lo riconosce? Franco Bobbiese. Ciao campione! Ma buongiorno, piacere di conoscerti personalmente. Ti ho seguito Sei tanto e un grandissimo. ci parliamo, bello, sono contento. Sono contento anch'io, finalmente siamo riusciti a farci questa intervista perché è tantissimo che ho voglia di... Siccome tu intervisti tutti, stavolta sono io che ti intervisto. Bello. Caro, che mi racconti di bello? Cosa stai combinando in questo periodo? Allora, cosa combino adesso non lo so. Innanzitutto grazie dell'invito, Emma. È veramente un onore e un piacere. Non lo so cosa sto combinando perché questa quarantena, questo disastro, non ti nascondo che un po' in ginocchio mi ha messo. E io ho iniziato questa attività televisiva da solo dopo una separazione abbastanza dolorosa da mio fratello e da mio padre. Per cui per non mandare tutto a gambe all'aria mi sono buttato da solo in questa avventura. Ho rilevato canale televisivo che si chiama Sport Action in Lombardia e in Piemonte. Io nasco per essere un lavoratore, non nasco per essere un editore televisivo. Sinceramente, ne avrei fatto veramente volentieri a meno, però è andata così per non lasciare delle persone per strada, non me la sono sentita, per cui testa bassa e dentro, e devo dire che non era partita male, fortunatamente. E questa quarantena, questo blocco totale del nostro settore, del motorsport, dell'automotive, devo dire che non ci ha sicuramente dato una mano. Per cui adesso tu mi dici cosa stai facendo? Sto muovendomi, ma non capisco esattamente dove andrò, no? In questo momento posso dire che sono parcheggiato nella piazzola fuori dal casello di Assago col mio camper, dove E praticamente difatti vedo che sei sul camper. il camper, beh, guarda, c'è proprio. Bellissimo, Vabbè, lo per cui. adoro il camper. Per me è stato un amore a prima vista, poi l'ho dovuto mollare per varie vicissitudini tempi fa, ma guarda, ce l'ho nel cassetto, prima o poi lo riprenderò. Mia moglie farà i salti di gioia quando le dirò che ricomprerò il camper. Caro, cosa voleva essere il programma TV Sport Action? Perché metto che è partito bene, poi è venuto fuori sto casino. Cosa Però avevi in mente di fare? andando male, il canale Sport Action è dedicato chiaramente interamente ai motori. Io ho iniziato nelle TV, a lavorare nelle TV locali nell'89, per cui parecchio tempo fa. Con Tele Lombardia fu la prima? Con Telenova. Io come Telenova, Telenova, è vero. Io nasco venditore di pubblicità. Come venditore, sì, ho iniziato, avevo Telelombardia, Antenna 3, lavoravo per la struttura di mio padre e di mio zio. Poi nel corso degli anni siamo rimasti collegati direttamente a Telenova come agenzia interna per la raccolta pubblicitaria, e con loro ho lavorato 20 anni. Le televisioni locali, ma come sai, sono molto. 20 anni, scusa Franco, perdonami, 20 anni sempre nei motori, sempre nel motorsport, Da quello giusto? stavo arrivando. Le televisioni locali sono sempre state caratterizzate dalla presenza di calcio, di trasmissioni di calcio È e vero. poco altro, e sul calcio hanno sempre costruito la loro fortuna. Noi abbiamo avuto l'onore e il privilegio di lavorare per tanti anni con Maurizio Mosca. Maurizio Mosca, che era un Me lo personaggio ricordo. assolutamente istrionico, pazzo, furibondo, però era geniale, e dal punto di vista commerciale ci ha permesso di costruire la fortuna di Telenova, dell'emittente con la quale lavoravamo. Poi, essendo lui un po' pazzo, decise di andare via, per cui ci trovavamo nella condizione di dover ricostruire completamente il posizionamento editoriale e commerciale di Telenova. Da lì il mio suggerimento alla proprietà: io non sono mai stato non ho mai fatto gare, non avevo mai fatto gare in pista, non avevo mai corso in moto, però ho sempre avuto una grande passione. Io mi sono sempre dedicato ad altri sport, al tennis e all'equitazione in particolare, però i motori erano qualcosa che le macchine e le moto mi sono sempre Nel piaciute. sangue, nel sangue. Il sogno che anche tu credo hai di correre in auto l'ho sempre avuto. Allora ho cominciato a dire, erano Sì, gli anni. co correre seriamente, perché io qualche garettina, qualche robina così, ma tutte robe, cioè, vai giù, ti fai la sparata del giorno e fai morta lì, cioè, ok, correre, per me correre è co correre. Correre, eh Ok. sì, ormai un po' tutti i piloti hai ragione, ma questo è un bel tema. Da lì ho cominciato a chiedere all'emittente se ci dava la possibilità di fare una trasmissione sulla Formula 1. Avevo contattato Merzario, Francesca Palladini, che poi è diventata mia moglie, che correva nel campionato italiano turismo, Paolo Bonaveri. Iniziamo così un'avventura, si chiamava Griglia di Partenza, Bellissimo. che poco a poco è cresciuta, no? Lì mi dettero, mi ricordo, un operatore solo, andavamo in onda alle 11 di sera, per cui Mi ricordo, mi ricordo. questo operatore poverino si addormentava perché a un certo
cadeva con la telecamera, ogni tanto andavo a fargli gli zoom, però io vidi subito che c'era uno spostamento in termini di ascolto. Allora insistemmo, arrivarono degli sponsor e da lì è partita una storia importante per Griglia di Partenza, che poi io ho lasciato a Telenova, ho proseguito con un altro nome, però la realtà è che quella Griglia di Partenza vive in Paddock, che è la trasmissione che io faccio ancora adesso. Per cui da lì la consapevolezza che a livello commerciale un prodotto tarato esclusivamente sui motori, a livello televisivo, anche se in ambito locale o pluriregionale, noi siamo Lombardia e Piemonte, poteva stare in piedi, mi ha sempre dato maggior fiducia, e finché abbiamo creato questo canale Sport Action e niente, è ancora in piedi. Adesso non so cosa succederà, però lo vedremo, te lo dico tra un mese, se riusciremo ad accusare il colpo e a ribattere. Vediamo. Io ne sono convinto, perché tu sei un grande, nei video non si dice fotoigienico, se videoigienico, hai comunque delle capacità straordinarie e sei molto bravo, cioè voglio dire, i tuoi 20 anni comunque nei motori, nella storia, nella televisione e così via, per tutti noi appassionati, io mi ci metto per primo, comunque sei uno dei riferimenti, no? Nel campo dei motori. Proprio per quello che hai detto sempre tu, nelle televisioni, nei canali principali, per quello che riguardava gli sport, ma non per forza la Formula 1, anche gli sport un pochino minori, proprio mai calcolati di pezza. E tu, entrando a gamba tesa, prendendoti quel mercato, hai dato a tutti noi la possibilità di passare delle serate straordinarie, di condividere, di parlare e, perché no, magari a volte anche di discutere tra amici su argomenti che hai sempre trattato. Quindi per questo lato mio e sicuramente per tutte le persone che ti guardano ti ringraziamo, perché ci hai sempre dato tra uno zap e l'altro un momento di divertimento e di passione anche in tutto il mondo un pochino minore, ma che ha sempre dato bagarre allucinanti, robe straordinarie, quindi grazie, sotto quel punto di vista, no, grazie veramente di cuore. Cioè, ti dico, io l'ho sempre voluto fare, il nostro mestiere può sembrare un mestiere semplice, no, scontato, in realtà io ho sempre cercato di fare, di mettermi dalla parte dell'ascoltatore, no? Io quando iniziai poi a presentare la trasmissione fu grazie all'insistenza di Gianni Giudici, che tu sicuramente conoscerai, gentleman driver meraviglioso, DTM con l'Alfa Romeo, con Nannini, Larini, Francia, via dicendo, un grandissimo collezionista. Lui all'epoca mi disse: boh, devi pigliare in mano il microfono, devi farlo tu. Gli ho detto: Gianni, ma io non ho mai fatto quel lavoro lì. No, devi farlo, devi fregartene, perché tu comunque riesci a trasmettere. Poi quello che mi fece capire è che io dovevo essere il primo degli ascoltatori che era là per fare sì che gli ascoltatori si divertissero. Per cui io ho sempre approcciato il mio lavoro in quel modo lì, non l'ho potuto fare forse a Mediaset, dove invece mi veniva richiesto un altro tipo di approccio, e sono molto triste di questa cosa, perché io sono convinto che il potenziale che c'era in fuorigiri all'epoca era enorme. E difatti credo che i piloti con i quali ho avuto a che fare abbiano tutti un buon ricordo, perché sanno che io non ero alla ricerca degli scoop a tutti i costi, però l'intervistarli nel dopo gara è sempre un qualcosa di particolare, perché il dopo gara è un momento, e qui mi è servito fare qualche gara sinceramente, ma perché qualche gara grazie a tanti amici l'ho fatta, ho capito cosa vuol dire la tensione del pre, l'emozione, la tristezza, l'incazzatura, la gioia del dopo, per cui sai anche come parametrarti. Bravo. Col pilota, no? Ci sono dei momenti veramente allucinanti, cioè io ricordo ci sono stati dei momenti difficili in quell'avventura con Mediaset, oltre alla gestione dei miei soci, colleghi di allora, che non era facile, ma magari te lo racconterò un'altra volta. Va bene, a telecamere spente. No, no, guarda, non ho problemi, però adesso non voglio annoiarmi con queste storie di Mediaset di quegli anni, però sai, quando ti danno la linea, io ho avuto la sfortuna di incrociare la morte di due piloti in diretta, e non è una cosa facile, perché Tomizawa a Misano, noi avevamo già capito che era purtroppo deceduto, poi per mille motivi non potevano dirlo lì, e poi la tragedia del Sitch è qualcosa che non puoi dimenticare, per cui sì. È stata un'esperienza bestiale, super formativa da tutti i punti di vista. Caro,
Tu hai detto che sono ormai 20 anni, no? Che sei dentro nel fare trasmissione a questi livelli, intervistare e così via. Cosa hai visto? Che cambiamento c'è stato? E che cosa vedi da qui a 2 anni, 3 anni con i campionati, le corse, le gare? Cioè, hai talmente tanto un bagaglio di esperienza che secondo me hai la capacità di riuscire a vedere cosa potrebbe arrivare da qui a stretto giro nelle competizioni, nelle gare. Cioè, in 20 anni, hai intervistato veramente di tutto, hai commentato veramente tutte le gare e avrei visto un'evoluzione nelle gare da quando sei partito ai giorni nostri, no? Ma non parlo solo per quello che riguarda il motore, la trazione, i regolamenti, proprio anche un modo di approccio, un modo di vedere le cose, le persone stesse che gravitano intorno e come vedi secondo te che dove stiamo andando, ecco, un tuo punto di vista. Allora, dal punto di vista tecnico, io sono tabula rasa. Quando guardo i tuoi video, difatti, dico: aspetta che mi insegno così capisco come funziona il due tempi. A me il due tempi fa tanto casino, quattro tempi mi annoia un po' di più, no? Però poi ti ascolto e dico: cazzo, ma allora è così che funziona, che bello. Io proprio a me non interessa. Anche quando correvo, arrivavo ai Bosi, dicevo: ragazzi, secondo me c'è qualcosa che non va. Boh, ma che cosa? Guarda, c'è qualcosa che non va. E poi dicevo: ah, aveva ragione, però io non sapevo cosa fosse, no? Vabbè, mettiamola così. Dal punto di vista tecnico ho la mia opinione. Adesso, anche se questo Covid qui scombussolerà Sì. Beh, nei piani, quest'anno sicuro è andato. questo è il prossimo a livello tecnologico. Tutto congelato va bene così, anche perché c'era una corsa smodata e forsennata verso, boh, non si capisce più che cosa. Io ho una mia idea, e poi passo all'aspetto umano, sulla Formula 1 che ha perso completamente. Io ti dico, la vedo morta, ma non ho paura a dirlo, la vedo morta. Hanno sbagliato tutto. È un carrozzone che va avanti. Io ho anche la tremenda e allucinante sensazione che decidano, non dico a tavolino, ma più o meno, perché ci sono delle situazioni che non puoi capire, no? Come una macchina, come la Ferrari che vediamo un secondo a giro, dopo ne dà uno, dopo tre gare, dà un secondo alle altre, per tre gare, dopo torna giù. Ragazzi, non ci raccontiamo delle palle. Però secondo me dal punto di vista tecnologico la Formula 1 io temo che sia veramente in un baratro dal quale difficilmente risalirà. Dal punto di vista umano ti dico che intervistando piloti di ieri, di oggi, manager di oggi che erano i piloti di ieri, posso dirti che il pilota purtroppo è cambiato, non è più il personaggio di una volta. Sono ancora dei ragazzi stupendi. Io ti dico, quelli con cui sono ancora in contatto sono delle persone che hanno qualcosa di diverso rispetto alla norma, hanno qualcosa secondo me in più. Magari qualcuno dice in meno perché sono dei pazzi, sì, ci sta, ma io ritengo che abbiano qualcosa in più. Purtroppo il loro approccio, il loro modo di vivere il paddock e la loro professione è cambiata tantissimo. Io proprio ieri ho intervistato Jack Miller, che è l'australiano che andrà nel team ufficiale Ducati nel 2021, ed è un figo pazzesco. Io non so se lui vincerà mai, però quando gli ho detto, il suo team manager Francesco Guidotti, attuale di Pramac, che ci ha detto la settimana scorsa: avrei voluto vedere Jack Miller correre negli anni 80, perché lui avrebbe vinto 10 mondiali di fila negli anni 80 e si sarebbe ammazzato 10 volte. Cioè, questo secondo me rende l'idea di che cos'è un pilota, no? Di che cosa deve essere un pilota: genio, sregolatezza, vittoria, dramma. E a quando a Jack ho riportato questa frase del suo team manager attuale, mi ha detto: si è illuminato. E ha proprio fatto un sorriso e ha detto: oh yes, I would enjoy being an 80 Riders. Perché dice: quello era il mio mondo, no? Questo qui è un mondo del quale fai parte, ma non puoi più essere te stesso come era in quegli anni là, no? Anni gloriosi, pericolosissimi, con moto due tempi selvagge. Mamma mia. Io credo che quegli anni siano stati meravigliosi, anni 70-80, quando parlo con quei piloti, anche i 90, quando parlo con quei piloti e con quelle persone, mi rendo conto che deve essere stata una meraviglia. Adesso Sì. è affascinante, ma non è più così, sai, non è più, è un po' sgonfio. Li hanno Si sta un pochino formularizzando, Formula 1. sì, ormai parlano solo con gli addetti stampa. Anche se il paddock della MotoGP è ancora un po' più umano, cioè di Sì. sera ancora mi ricordo che stavo spesso fino a tardi vivendo nel camper, non andando negli alberghi come i miei colleghi ricchi di Mediaset. Io stavo nel camper, avevo la possibilità di circolare nel paddock a tarda ora. Viverla. Sì, ed è lì che Il venivano fuori fumo.
le storie, no? Che ti rendi conto di tante cose, come funzionavano, le lacrime di qualche pilota che aveva subito qualche angheria magari dal gommista, tante storie meravigliose che ci sono. Però immagino, avresti la capacità di scrivere un libro se non l'hai già fatto o non lo stai facendo. Bravo, non sono abbastanza bravo. No, no. Beh, secondo me invece dovresti scriverlo e raccontarci il dietro di tutto quello che hai detto, no? Vivere il paddock col camper potrebbe essere straordinario, perché poi comunque per come sei fatto e per come ti apri liberamente, immagino che tu abbia sempre avuto intorno a te un'ottima cerchia di, non dico amici e basta, ma la capacità, sai, ci sono quelle persone che straordinarie, ma che non hanno quella pill comunque di vengo da te perché mi confido un attimo, no? Secondo me invece io ti vedo come quella persona che un po' tutti i piloti alla fine vengono sempre da te, ti dicono magari quella zizzagna, quella robina, e secondo me messe insieme queste robine verrebbe fuori un libro che è fantastico. Ci siamo divertiti, tantissimi aneddoti, poi con alcuni piloti ho avuto veramente un buon rapporto, tu hai citato forse prima di andare in onda Melandri, con il quale ho passato tanti momenti, Loris Capirosi, che sai, so che hai intervistato. Loris è un po' più un figlio d'Androcchia, è sempre stato un grande politico, sai, i democristiani, quelli che galleggiano sempre, no? E poi gestito da quel manager meraviglioso che è Carlo Pernat, che è un mio carissimo amico, ha fatto veramente miracoli per Loris. Però ci sono tanti personaggi, ma lo stesso Redding, ho visto delle persone geniali. E poi che bello. È l'universo Valentino, che è un universo a parte, quello è sì, un proprio... lì è... non lo so, non so neanche, molti lo definiscono il marziano, molti lo definiscono l'astronauta, molti lo definiscono, cioè, volente o nolente, che sia poi simpatico o antipatico, la storia comunque l'ha segnata, cioè non ci sono balle, no? Perché poi immagino che ci siano tante persone che lo seguono, il mondo, ma c'è anche una buona fetta che magari proprio a propria genere non gli va, però non glielo puoi, quello che ha fatto non glielo puoi tirare via. Certo. Quello è... posso dire, ma poi mi fermo qua perché non voglio aprire un capitolo Valentino. Io prima di arrivare nel motomondiale la pensavo in un modo, e dopo aver visto, non sentito, dopo, okay, visto, okay, magari ho cominciato ad avere una mente un po' più open-minded, no? una vista un po' più allargata, no? E qualcosa ti fa magari cambiare certe valutazioni. Sempre sì, con il massimo rispetto per il personaggio sportivo, però sai, quando vedi certe robe dici, cazzarola, però questa non si sa. Sì, questa, sì, non... sì, sì. Per cui anche ti seguo, lì è... io difatti ti chiedo scusa se il fatto è, io parlo per quello che riesco a vedere, ovviamente, no? Cioè per quello che vedo dalle telecamere, per quello che passano dal registrato, il montaggio in TV, e quindi è un personaggio, ma lui come tantissimi altri, no? Disegnato, non disegnato, creato, non creato, a noi arriva quello, quindi io parlo per quello. E ripeto, volente o nolente, la storia, lui un solco l'ha fatto dentro. Volevo tornare a bomba con te ancora 5 minuti, sulla Formula 1. Mm-hmm. Cos'è che secondo te non va? Cioè, immagino ci sia un insieme di cose, non è solo una. I motori, perché sono diventati turbo e non c'è più sound. I diritti TV che sono passati tutti di là e quindi non è più libera facilità di visione, i regolamenti, le macchine, cos'è secondo te quelle cosine o quella di più che secondo te, sistemando quella, magari potrebbe tornare in auge? Ma allora, secondo me, ma hai già detto, i temi sono quelli. Io ti dico, secondo me è una formula che è incomprensibile per chi la guarda, è una formula che diventa difficile da comprendere o non, secondo me, completamente attraente per i suoi appassionati. È una formula che fa un arachiri spaventoso, cioè io non riesco a capire, se devo fare una roba che deve piacere a chi mi guarda, la rendo incomprensibile, la complico con 50 tipi di mescole di gomme diverse, no? Dando poi a chi la commenta la possibilità di esaltare i comportamenti di queste gomme, quando noi sappiamo che le gomme, perché da sempre il pneumatico fa la differenza, no? Invito chiunque a prendere un kart a noleggio
e va alla pista di Rozzano, monta una gomma Vega verde, una Vega bianca, e si rende conto che il comportamento cambia, tu guidi uguale e la cosa cambia, qui la gomma decide, però che si passi a far diventare figata il fatto che con la fucsia, la bianca, lì strategie incomprensibili, io una volta dal terzo giro ho cominciato a parlare di strategie, ma non è possibile, ma come fai a tenermi lì, ad esaltarmi con un argomento del genere? Secondo me fuori dal mondo. I motori non fanno rumore, ma l'anno scorso eravamo a Imola, no? Per una gara della Lotus, con Stefano D'Asta, che tu ben conosci, giravano le Formula 1, quelle dei collezionisti privati, che le Formula 1 con i 10-12 cilindri, mamma mia, quelle ti veniva alta così. Sì. Guarda, ma mi viene ancora adesso, guarda. No, ho spesso discusso con Pino Allievi in studio a Paddock, perché le macchine non fanno rumore, cioè tu non puoi dirmi che è esaltante questo rumore, no? Sibilante, sento i pneumatici fischiare quando frenano, fuori dal mondo. Devo collegare la batteria, stai lì, scusami, posso? Vai! Adesso non è rinfilata la spina nel campo. ok. sì, immagino, perché poi sai, noi, comunque l'uomo vive dei cinque sensi, no? E se tu gli tiri via, dopo un po', se gli tiri via l'audio, il sound, la cambiata secca e così via, dopo un po', che fanno un po' di strategia ai box, lo spettatore non riesce più neanche a capire che è il primo. E quindi, ovviamente, non ti dico che ti addormenti, ma qualche volta ogni tanto... Ma se almeno ci fosse anche un pochino di sound, il motore che magari butta fuori un pistone... Assolutamente sì, ma poi scusami, io la strategia delle gomme la capirei se ci fossero due mescole, allora okay. Giro 2 secondi al giro più veloce, cioè lo so, non che, ma vedremo com'è il comportamento, ma abbiamo visto delle gare che gente che doveva fare 20-55 giri con quella gomma lì, non deve poter essere possibile secondo me, allora tu mi dai due mescole, una morbida e una dura, con una posso fare 20 giri, faccio la mia strategia, vado avanti, poi metto quell'altra. Ma non posso avere due mescole che hanno forse 2 decimi al giro, anche perché ormai non è che spingono dall'inizio alla fine. Abbiamo visto dei trenini, dove era Singapore, dei trenini di 12 macchine che girano per 30 giri attaccate una all'altra. Ma non era Villeneuve a Jarama in Spagna quando tenne dietro, chi c'era Patrese, li fece impazzire tutti. No, lì era strategia vera, lì era Ferrari. Qui era una roba allucinante, no? Cioè, tu dici, sta diventando un po' come nel ciclismo, che fino agli ultimi 5-10 chilometri vanno, per carità, poi dopo si discute dopo, tutto. L'ultima salita a fuoco, a fiamma, tirano fuori i denti e menate vanno. Sì, poi è peggio, secondo me, quando rincarano la dose, dicono, ma non possono tirare, devono fare strategie, consumi. Ma io dico, no, secondo me lì no. Nella Formula 1 che ci sia un'ora e mezza di competizione pura e basta, no? Lo studio per le vetture di serie, per carità, la Formula 1 ha sempre fatto lo sviluppo, no? Per il prodotto di serie, ma adesso secondo me il prodotto di serie non so più dove sta andando e che cosa vogliono fare, no? Delle macchine che useremo nei prossimi anni. Perché a vedere stanno diventando tutte elettriche. Vedremo. Io li faccio vedere colonnine, guarda, qua ci sono sì. 30 chilometri di camion parcheggiati, io li immagino tutti a fare elettricità, le colonnine che non ci sono, per cui io sono curioso, devo dire, vogliamo l'elettrico? Andiamoci, vediamo, poi ne riparliamo tra un po' di come saremo conciati, no? Sì, come la saremo fatti, vabbè. Oh, fai il bravo, che io c'ho la Tesla. Io non ti voglio parlare, metti giù, chiudo, basta. Ciao Ema. No, io l'ho presa perché sai che... tu devi, sai che io sono come il cavallo di Troia, cioè per sconfiggere il nemico devi farti amico il nemico, devi conoscerlo, io lo devo conoscere e poi lo devo aprire come un carciofo. Vabbè, tu hai la Tesla, io ho un 50, ho un Malaguti 50 con 69 km, per cui ti batto di brutto. Ti enti la davvero? Ma che 50 hai? Il top? Full Cinx, magari ho un Full Cinx. Bello, mi ricordo i miei anni. Bellissimo. Guarda, sto cercando di andare a recuperare tutti quei vecchi macchine, mezzi, motorini e voglio pian piano restaurarli
Quei mezzi che hanno segnato, no? Magari quando sfogliavi i giornali, motociclismo, i vecchi giornali di auto e così via, che vedevi le prove di queste macchine. E adesso ne ho vista una in questi giorni in collina, devo andarla a vedere perché devo andare a capire che il proprietario è abbandonato in qualche cascina. Dimmi cos'è. No, non te lo dico, non te lo dico. Non te lo dico. Deve essere una sorpresa, non posso. Dimmelo, fammi capire. Ti dico solo che è un fuoristrada.